Voglio farvi vedere il festeggiato della serata, Marco Micali, finalmente a vedere il nostro gran regista che sempre sta dietro la telecamera, oggi ce l'abbiamo avanti, ha compiuto già 25 anni e un giorno. Lo so. Ma non te ne senti, te ce l'hai? Sì, sì. Te ce davvero? Bene, il regalo è stato pure buono, serata ottima, in compagnia. Ringraziamo Marco Micali che ci ha invitato, il team del Liceo di Bue anche. Altri amici, certo. Vuoi dire qualcosa? No, salutiamo a Virgilio, il grande assente. Virgilio, la moglie e la nipotina. Grande assente, bella serata. Ciao Virgilio. Ciao. Vuoi dire qualcos'altro? No. Ma ti c'è l'asta? Sì. E ora riprendiamo con la storia del Nintendo. Io becco qua uno degli interventi. Buonasera. C'è il mago Rosario Panto che oggi è diventato anche pompiere. Pompiere, non esageriamo. E raccontaci questo evento, visto che nel paese succede poco e niente, oggi c'è stato un evento. Un incendio, sì. Un incendio dove? In Contrada San Marco. Contrada San Marco. E incendio vasto, piccolo, come è stato? Incendio un po' vasto. Già si vedeva a distanza dove c'era Padre Pio, che c'era fumo, si vedevano. C'erano bampoluna. Bampoli c'erano. Pensavo che era in una campagna un po' così, quando invece sono arrivato a San Marco ho visto già nella strada che c'era abbastanza fumo, abbastanza bampoli. Allora mi sono fermato con mia mamma e ho iniziato a soccorrere, ad aiutare sia Salvatore sia Piero. Ah, quindi già Salvatore e Piero Basile erano sul posto? Loro c'erano sul posto e ho iniziato. Ma sono veramente operativi questi due giovani sanpietresi? Poi mi sono aggiunto io. Ma hai chiamato tu i Vigili del Fuoco? Sì, sono stato chiamato. Ti sei presentato Rosario Pantosa San Pisicino, sì. Devo dire che la prima volta che ti hai chiamato per la prima volta è stato Piero Basile, però non l'hanno ascoltato. Rosario, certo, ormai vi ricordo, Rosario è conosciuto a livello interprovinciale grazie alle sue innumerevoli proteste, ormai è conosciuto dappertutto, quindi a festa appena fatto. No, Rosario Pantosa e Vigili del Fuoco sono messi tutta la tua disposizione. Insomma, sono saliti dopo un po'. Quando sono arrivati già loro, un po' avevamo spento noi. E ce ne sono stati danni? Un po' di danni ci sono stati, però non so quanto. Ma e poi l'hanno spento i Vigili del Fuoco completamente o già quando sono arrivati lì era... Allora, il pezzo sopra già l'avevamo fatto noi, io, Salvatore, Piero e Mario Manzo. Poi il pezzo sotto c'erano i vigili che hanno sentito. Invece puoi vedere, c'è Salvatore Italiano che è uno sguardo un pochino spento in quanto... La fatica ti ha fatto sentire. Sono stanco. Sono alzato dalle 6 stamattina. Mattinata piena. È un periodo per tutti pieno di impegni, però fortunatamente è positivo. Ma si lavora e si fatica per la pancia? Non puoi dire, lo sai, non per la figa. Bravo, questo è importante. L'importante è questo. Volevo accusarci? No. Ti faccio oggi in diretta gli auguri a Marco, lo ringrazio perché è stata una serata splendida, ora, è stata in buona compagnia. Se c'è Nenzi, lo dico così, intervistiamo pure a Nenzi che ha organizzato la festa. Sì, chiamo su. E c'è Pippo, vieni qua, Pippo Marchetta. Due parole sulla Juve. Orazio, vieni. No, vieni qua. No, Orazio Micali è un grande tifoso della Juve, ora vuole farlo. Una chiacchierata fra Juventini, ma che te ne parli? Abbiamo perso meritatamente col Bayern. Insomma, hanno giocato meglio. Ma che cosa ne pensi dei milanisti interisti che a modo suo ci sfottevano? Vabbè, ma loro, la Juventus è sempre quella là, è una squadra antipatica. Stiamo antipatici a tutti. L'importante è che siamo arrivati più avanti di loro, che in un paio d'anni siamo arrivati di nuovo lì. Dalla Serie B abbiamo vinto il campionato. Beh, poi che ci sfottano, i finalisti che sono usciti un bacio per vedendo 4-0, hai vinto 2-0. In quella maniera. L'Inter, che ha 21 punti, interista, un po' coraggio. Senza parole. Compreso Rosario Pantò che prima della partita dice tifa per la Juve, sì, e poi no, dopo... No, sono tutte, tifano tutte per le squadre italiane, visto da Facebook. E questi poi sono le conseguenze, ci sono tre squadre in Champions, se non quattro, giusto. E sono contenti loro, basta che prende la Juve, sono contenti. Noi invece la Juventus tifiamo per tutte le squadre italiane, giusto? No. No, io per l'Inter non posso dire. No, per l'Inter, chiaro, quello. Impossibile. Impossibile.
però per le altre squadre, se il Milan passava il Barcellona, io ero contento, no, come attivisti, che subito noi abbiamo vinto nel 2004-0 un po' per il Bayern, erano altre squadre, adesso cioè, se il Bayern ha giocato veramente buono. Sono purtroppo a me, se la Juve segnava nel primo tempo, può essere la partita cambiata. Ma quelli erano più forti. Sia all'andata che al ritorno hanno giocato meglio. Hanno meritato, però da premiare il pubblico Torino che ha applaudito alla fine di camera partita, tutto sotto la curva, l'applaudito, veramente un bel gesto. Mercato per un altro anno, chi vorresti? Ma almeno un attaccante forte. Ora per esempio l'altro grande Juventino, Pippo Marchetta, il Milan ha preso il Balotelli, quello ci sei attaccante, noi prendiamo a Giovinco, secondo me non è giocatore da qua nel campo. Poi non parliamo di Del Piero, dico che è andato a casa con la maniera ancora un anno poteva giocare benissimo quest'anno, poteva ed era utile ed era utile. E la Ruona in forma per Bentini di ritornare a giocare a fatto una scena migliore. Bentini, lo conosci? Purtroppo. Pippo, tu come hai preso questa sconfitta? Altro Juventino. Sono stati superiori alla nostra prestazione, diciamo che sono stati alla lunga superiori a noi. Sì. Noi ce la siamo visti insieme a mio compare Orazio, che purtroppo. Siamo rimasti un po' delusi. Dopo il primo tempo. Siamo rimasti un po' delusi della prestazione. Dopo il primo tempo già si è vista all'inizio della gara. Sì, erano superiori. Io all'andata sono stato d'accordo con le sostituzioni di Conte. Di Conte, come si chiama? Perché secondo me agli attaccanti non è arrivata nessuna palla, come l'ho vista io. L'andata ha giocato peggio. E lui ha fatto due sostituzioni, ha sostituito i due attaccanti che secondo me, cioè, non c'entrava niente in quella. Loro hanno avuto centrocampo superiore, no, e anche e oltretutto secondo me serviva più a rafforzare il centrocampo e sì. Lui col senno di poi era giusto andare a giocare con Pogba a centrocampo e con una punta sola, sì, secondo me con l'esterno, però certo. La partita è andata peccato, però vabbè, siamo nei primi 8. C'è chi è uscito molto prima, chi è uscito dall'Europa League contro il Tottenham che è stato ieri eliminato da Basilea, una squadra svizzera, quindi vabbè, ma loro ci colpono gli altri. L'Inter, ora l'Inter ha quell'handicap che tutti ce l'hanno contro, sì, sì, no, però si dimenticano i favori, no, alle quale favore, i favori l'Inter, poverina, sì, si può dire, cioè, quanti favori hanno avuto Peppe, no, è finito l'Inter. Ha detto a Zanetti che sono diversi loro. Sì, sono diversi. Prescritti sono diversi perché sono prescritti. Ora siamo fuori l'area e possiamo dire tutto quello che vogliamo contro l'Inter. Piero Basile se n'è andato. E ora abbiamo una piccolissima Juventina, tifosa. Juventina. Alza. Guarda. Vedi qua. Lei è Juventina dalla nascita. Come ti chiami? Come? Bella. E per chi tifi? Bravo, e qual è il calciatore che ti piace di più? Pirlo. E poi? No, dici la verità, qual è il calciatore che ti piace di più? Pirlo. No, quello del Milan, l'hai detto. No, del Milan bagnato. No. Del Milan no. E Sharawi mi piace. Va però bene, come giocatore, come squadra Juventina, dalla nascita, e ora, come a papà, e sarà per tutta la vita Juventina. La sai la canzone del lino della Juve? Vediamo, Juve, canta. Vediamo quello, sa, canta. Cantiamo, dai. Grande amore. Bianco che abbraccia il nero, Juve per sempre sarà. Qualche volta la dovevo portare allo stadio, la volevo portare a Palermo, però quest'anno non c'è stata l'occasione. Purtroppo era da vedere. Ma questa però è una del tifoso che mi, cioè serve veramente. Io sono andato a Palermo per la curva del Palermo, delle tifose di Juventus è servita. Altri sono entrati in altre zone del Palermo, non è senza essere. No, però io ti consiglio di portarla a Torino. Vai, vedere. Non sai ci sarà. Spero di andarci prima pure io. Non ci sei andato a Torino. Anche Orazio ha questo desiderio di andarci. Vediamo qualche volta.
ci organizziamo tutti insieme. Abbiamo l'ingaggio del mio amico Benedetto Mirulla, Santa Lucia, e ci compro il biglietto e tutto questo. Ah, Biscerea. Sì, per Biscerea è organizzatissimo. Vuoi dire qualcos'altro? Va bene. Vuoi salutare qualche compagnetta? Saluta Agnese a qualcuno, ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Bene, ora siamo in attesa di Nenzi, l'organizzatrice della festa. Ma Nenzi, dove? Maria, vieni tu, dici due paroline tu, vieni. Ricordo che siamo incontrati a Pafane. Peccato non si può vedere, ma c'è un programma. Ma un po' di abbiamo una nuova visita. No, tu non hai parlato, scusa, oggi ho assistito, oggi Marco Micale. Ecco che... San Pienicello by night. Quindi vedete la contrada Gallo, Gallo Matrice. Panorama stupendo. Rosario Pantocci sempre. Alle mie spalle con Marchetta c'è Fortunato Micale. Allergico alla telecamera. Se ci vuole, se ci vuole parlare un pochino di lavoro in muratura. È apposta, parliamo di questo, della crisi che c'è. Non vuoi parlare? Ma io ti vedo da qua, mi piace. Guardate se è nascosto dietro di me. Nenzi. Nenzi. Parliamo un attimino di questo. Nenzi, oggi non ti vuoi. Riuscita di Marco. Nenzi. Buonasera a tutti. Ciao Nenzi e Marco. Quindi, buonasera a tutti. Il nostro regista e la sua fidanzata, nonché che ha organizzato la festa oggi. No, veramente l'ha organizzata lui. Io gli ho offerto soltanto, sì, sì, l'ho organizzata Marco. Io in realtà gli ho offerto qui la casa. E basta. Poi ha fatto tutto lui, mia madre. Ah, io pensavo era una mezza sorpresa. Che, no, 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 veramente no. Lui non era convinto, all'inizio si fare la questo meno, e quindi alla fine ha deciso di farla. Siccome siete tanti, e quindi giustamente ci vuole molto spazio qui. C'è la bella vista, c'è tutto, c'è fuori. Abbiamo optato. Che fare? Complimenti per l'ottima riuscita, ottimo mangiare, ottimo tutto. Complimenti ancora. Sono contenta che siano divertiti tutti gli invitati. Questo è l'importante, anche questo. Vuoi dire così a Marco? Ti faccio ancora tanti auguri. Anche in diretta, hai visto? Ti faccio gli auguri anche in diretta. Nenzi. Per l'occasione si è presentata un'altra telecamera, dopo tanto assistenza. Sono sempre dietro le quinte perché mi vergogno, veramente. E quindi colgo l'occasione per salutare tutti, Rosario, Maria Elena, chi sta lontano. Ma Rosario ne abbiamo notizie, è scomparso dalla firma. Veramente non lo sento anch'io da un po', ogni tanto gli tiro le orecchie virtualmente e dico fatti sentire, ma è sempre così impegnato. Dobbiamo indagare su Rosario, prossimamente faremo chi l'ha visto. Perché... Ci saranno piaciuti talenti, come suol dire, sì, secondo me, quello lo penso, perché non pubblica link, non fa niente. Ma poi ogni tanto quella mattina si sveglia e riempie due Facebook. Ma sì, Rosario è sempre un amico, una compagnia. Infatti, fa fare due risate almeno. Sì, ha tolto uno le lacrime perché mette le cose. È vero. Quindi un bacione a tutti. Saluto tutti. Grazie a te per l'ospitalità. Grazie a voi per essere venuti qui, per aver fatto questa diretta. Mi avete rubato il panorama questa sera. Ve lo concedo per una sera. Va bene, lo faremo di giorno qualche volta, perché vale la pena. No, effettivamente c'è un bel panorama. Veramente bello. Sì. Se c'era la febbre, voleva dire qualcosa. A me. Voleva parlare del Milan. Ciao a tutti. Voleva rispondere. Grazie a Nenzi. Pietro, vuoi dire qualcosa? Il fratello di Nenzi, che è cognato di Marco. Per festeggiato. Non capisco né di calcio né di compagnia. Però non capisci di elettronica, se non sbaglio. Voleva rispondere ai divertiti. Sicuramente Pietro Scattareggio. Più di Marco del festeggiato ne capisco, di elettronica, di informatica. Io Marco l'ho praticato, posso dire che è bravissimo. E per forza, insegno soltanto a scuola. Qua Marco, le risposte c'è. Marco, non per
Adesso ci vuole un confronto, ma non avere rumore, non avere rumore, scontriamo più, vediamo, vediamo chi ne sa di più allora. Hai paura? Hai paura? Ha paura, ragazzi. Ha lanciato il guanto della sfida il cognato Piero. Leggero, succede dopo, a un certo punto lo poteva pure ammettere, dice non vuole fare cattiva figura davanti al fratello. Ma qua non ci si è. Tra l'altro sei pure Marco, lontano. Marco, ci vuole risposta, Marco. Tra l'altro sei pure lontano. Non vedo perché tutta questa rassegnazione non partecipare alla discussione. Lo lascio parlare tranquillamente. Dall'alto della sua superiorità non risponde. E diciamo che è così, dai. La sua superiorità. Ma io, lui ce l'ho imparato, a te, Piero. Mi ricordo quando avevo ritiro che è sempre aggiornatissimo il giornale di computer, questo sì, sempre aggiornato. Per ora... Io poco fa ho visto che lui ti ha fatto il programma per fare karaoke. O io sbaglio? Ma sbaglio troppo lungo, non so puntare. Va bene. Comunque. Faremo qualche sera, io proporrei ora proprio. No, fare una serata di elettronica. Ci vuole uno schermo di viso, stile Iene. Si fa botta e risposta, a quando sapete di chiudere. Dobbiamo fare una serata così. No, io sono d'accordo. Però ci qualcuno deve fare le domande, io non le capisco. Che sono problema? Ma che ci vuoi sapere? Non ci pensa Piero, insomma. Piero lui si fa domande, lo sbaglio risposta. L'elettronica per un basile d'ingegnere. Si potrebbe inventare qualche collegamento, visto che l'esperto Marco, promotore, insieme a tutti voi di questo web TV, può fare un collegamento diretto con la Sardegna, con suo frate, e lui ne fa le risposte più lati. Ci siamo da Skype, penso possiamo fare. Sì, penso che sì, si può fare, si può fare. Faremo prossimamente, organizziamo serata elettronica. Ma che no, una rubrica elettronica si può fare. Sì, ma la puoi fare quando vuoi. Sono disponibile. Una volta a settimana vieni e fai un argomento che ha piacere e fai quello che vuoi. Se non vuoi fare la sfida con Marco. E che poi, però, devi mettere un pochino tutti nei miei panni. Come faccio a parlare di elettronica, di informatica, quando consapevolmente so che dall'altra parte c'è uno che riprende che ne capisci più sei di me? Allora, ne capisci? Ma io ora resta, no, perché ora resta, io ho questo dubbio. Ne capisci più sei di me oppure no? Ancora, ma lui per il momento riprende, lui quando fa la trasmissione è solo regista, non è sì. Poi ora, tu, qualche ora, volta italiano fai regista perché, e poi ma fa tu ora da conduttore più sì. Che altro perché sei più che altro sì. Che vai a riempire gli spazi sta web TV. Allora, secondo te un motivo per cui lui non vuole partecipare ora a un fatto così la logica testa a testa quando Marco viene qua davvero sposta taglielo. Ah no, la chiave. Scusate ragazzi, un'urgenza incombe, vi devo lasciare. Ma ci organizzeremo a Sant'Antonio qualche sera di queste, un testa a testa. Perché no? Un confronto alla mia regata. Buonanotte. Anche l'esate Piero, ci ringraziamo Piero Scattetti. Anche lui, a voi, padrone a voi. Di casa, ci ha concesso la casa, me faccio. Co-padrone di casa. Vabbè, sono buonanotte a tutti e grazie a tutti. Ciao Piero. Bene. Sant'Antonio si è detto improvvisata, è riuscita abbastanza bene. Sono mezzanotte e mezza, è quasi quasi. Marco, vuoi rispondere ora che il cognato si è andato? No, assolutamente. Non tirare al passo? Per niente. Dall'alto della sua superiorità, Marco Picalchi, salutiamo nuovamente e chiudiamo con lui, chiudiamo italiano. Cambiamo altro ospite. Va bene, cos'è che possiamo vivere? Peccato l'ingegnere Piero Basile se n'è andato, ma io so neanche impegni che non può lasciare ultimamente. Abbiamo modo delle farci, infatti. Con Marco Mogà, San Patruzzo italiano, Rosario Pantone. Se ci saremo. Un pezzo della Niceto di web. Vi ringraziamo a questa diretta improvvisata. E ancora auguri a Marco, auguri buon compleanno, grazie. Ragazzo d'oro e numero uno, veramente, complimenti. Grazie. Bacini, bacioni e bacetto, ovunque voi siate, forza di loro. Ciao.